97 disegni, 12 selezionati, un logo vincente che sarà sui biglietti della Lotteria Italia e l'iniziativa Disegniamo la Fortuna, voluta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha visto in gara un centinaio di giovani con disabilità. Mobilità.news ha intervistato Beppe Convertini, conduttore televisivo, che ha illustrato l'iniziativa. Disegniamo la Fortuna è sicuramente un'iniziativa straordinaria che mette tutti i ragazzi, tutte le ragazze confronto con il disegno, dei disegni straordinari, davvero eccezionali. E per me è stato molto facile perché, sinceramente parlando, ho dato 30 trentesimi a tutti, non dovrei dirlo, ma erano tutti troppo belli, non potevo sceglierne alcuni a rispetto di altri. Davvero eccezionali tutti i partecipanti e sono felice di aver potuto ammirare l'arte di tanti e tante persone che hanno una diversità di abilità, ma in realtà sono molto più abili di chi si considera normalmente dotato. Sono davvero straordinari, quindi davvero onorato e felice di aver potuto ammirare delle opere così speciali. Hanno riprodotto davvero delle opere straordinarie, alcune sono delle riproduzioni di opere già conosciute, altre invece che raccontano il quotidiano, ed è stato speciale poter vivere nei disegni la forza, il coraggio, davvero quell'amore, quell'attaccamento alla vita che è ancora più forte. Ai microfoni anche Eleonora Daniele, giornalista e presidente della commissione. Ho pensato che il disegno vincitore dovesse essere emblematico, nello stesso tempo dovesse essere espressivo di quella disabilità o di quel problema che era dietro, no, al pittore, all'artista. E ho trovato dei disegni bellissimi, uno più bello dell'altro, però ovviamente ce ne sono stati alcuni che mi hanno proprio toccato il cuore, mi hanno portato anche indietro nei ricordi, per cui la difficoltà non ce l'ho avuta nello scegliere. Parlare oggi di disabilità non si deve fare con tristezza, si deve fare con gioia, perché bisogna costruire. E credo che un sentimento di gioia, di forza, di unione sia un sentimento che porta anche alla costruzione e all'arte. A seguire la giornalista Josephine Alessio, che ha illustrato le fasi di selezione. Sono 97 i bozzetti che sono stati presentati dalle varie associazioni del terzo settore, quindi sono tanti i ragazzi, anche i bambini che hanno partecipato, diciamo, nel disegno e nella presentazione di questi bozzetti che ci sono arrivati. Saranno 12 quelli selezionati. Allora, cos'è che mi ha colpito? Ogni disegno mi ha trasferito qualcosa. E la cosa che ho apprezzato tanto, io che sono un amante dell'arte, che ho visto in diversi disegni davvero dei tratti, non so, per esempio l'urlo di Munch o tratti di Klimt, Kandinsky, Cézanne, insomma, sono veramente molto contenta perché significa che questi ragazzi hanno saputo emulare i loro artisti, i loro miti, diciamo, no? Quelli che gli artisti che poi loro hanno studiato, come ci hanno detto nell'introduzione. Quindi questo che cosa significa? Che l'arte è un linguaggio universale, l'arte aiuta lo sviluppo cognitivo di queste persone, quindi noi dobbiamo aiutare queste persone ad integrarsi attraverso le associazioni e attraverso questo tipo di iniziative. Io credo che ogni disegno che è stato scelto, e sono 12, lo ricordiamo, comunque ricorda anche un po' del fanciullo che è in noi, no? Quindi ci approcciamo anche in maniera positiva a questi disegni. Io credo che ogni disegno abbia la sua peculiarità vincente.